Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo. Buongiorno a tutti, vi parla Giovanni Ciampaglia insieme a Claudio Tonti, il mio co-host di Digital Roadmaps, il podcast di WebSalute, e oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere Simone Cagnazzo. Com'è Simone? Piacere mio, ovviamente. Piacere nostro, assolutamente. Simone ha una lunga carriera come designer, come art director, lavorando e nel proprio studio come indipendente, ma collaborando con molte aziende importanti nell'arco della propria carriera, e oggi ci tenevamo a sentire con lui il suo punto di vista su il panorama del economico e di prospettiva delle aziende in Italia e del ruolo anche del design in tutto ciò. Ma Simone, ti prego brevemente se ti puoi presentare per dare un minimo di background a chi ci ascolta. Assolutamente, volentieri. Io sì, appunto, come dicevi, sono un designer, ho studiato per quello e ho cominciato molto molto giovane. Ho fatto gli studi, li ho proseguiti a Reggio Emilia, che è il posto dove vivo, tra Modena e Reggio Emilia, e poi mi sono spostato giovanissimo, a 22 anni, a Milano. E ho lavorato da subito in un grande studio di architettura e design, era il 2001, che si chiama Matteo Thun & Partner, è ancora ad oggi uno dei più grandi studi in Italia legati all'architettura e al design. All'epoca si faceva molto prodotto, nel senso proprio di prodotto di design, oggi loro lavorano molto sull'architettura, ma anche sul prodotto ovviamente. E lì subito, da giovanissimo, ho cominciato a infilarmi in questo complesso mondo delle aziende, della progettazione e della creatività, diciamo così, no? Questo è un termine che per me è sempre complesso, difficile spiegarlo, difficile raccontare che cos'è la creatività lato mio, no? Nei progetti, perché spesso viene interpretata, così come anche il ruolo del designer, una cosa di fantasia, no? È una cosa, la classica storia. Mi sono inventato questo oggetto, me lo sono sognato la notte, al mattino l'ho appuntato su un foglietto vicino al comodino. Ecco, è tutto il contrario, nel senso che la creatività per me è metodo. Questo non lo dico solo io, lo diceva anche il grandissimo Le Corbusier, cioè la creatività è una cosa che si costruisce, è un metodo, e per poterla sfruttare al massimo devi saperla guidare, veicolare, no? Ci sono tanti modi diversi. All'università una bravissima professoressa, che si chiamava Barbara Nerozzi, oggi non c'è più, ci faceva fare questi esercizi fantastici dove scrivevamo delle micro storie, che le chiamava lei, prima di disegnare qualsiasi cosa, cioè prima di avere la fatidica idea, si cominciava un racconto, una storia, no? E questo era il metodo corretto per creare un'idea, un percorso creativo, un oggetto, qualsiasi cosa, da un libro scritto fino a un bicchiere, piuttosto che la pianificazione architettonica di una città, per dire, no? E quindi. No, interessante perché Simone accende chiaramente il racconto, accende l'immaginazione, e senza quello si fa fatica, no? Dal nulla a creare cosa, no? È chiaro, è il racconto che accende Ti dà anche un il timone, flu. eh? Il racconto è anche un timone, no? È una storia è una specie di storyboard che tu scrivi rispetto a quello che dovrebbe essere un film, ma in realtà poi diventa un prodotto. Devo dire che questa cosa, questo metodo, in un grande studio come quello di Thun a Milano, quando sono arrivato giovanissimo, mi ha aiutato tantissimo, perché
all'epoca, ma anche oggi così, l'approccio non è ho un metodo per arrivare a quel punto, se non dato da tanta esperienza, da tanti anni di lavoro. I giovani lo facevano, lo fanno ancora oggi, è un onesto creativo che va un po' a gusto, è un po' quello che si vede, è un po' quello che sul mercato è molto pubblicizzato, che non è mai quello poi che, non è sempre detto che sia quello che funziona o che vende o che porta un risultato, ma invece è proprio una strada, no? Per Sì, Simone, arrivare a... ha molto senso quello che dici. Beh, già me l'immagino che i ragazzi che sono bravi tecnicamente e poi, ma ovviamente sì, ma magari si dilettano a seguire le mode. Tu dici sono delle capacità che vanno messe nelle condizioni di esplodere quello che possono esprimere con il giusto framework, che è quello della storia, no? La storia della marca, di un marchio, per esempio. O di quello che si vuole fare, si vuole realizzare. E, per completare una cosa, per capire un po' meglio, Simone, io ho visto che tu hai lavorato con brand come, credo ancora oggi, Rocher Beaubois, se lo pronuncio bene, oggi, Grazie. ok, Ceramica Catalano, Liugio Living. Allora, art direction rispetto a product design, in pratica, per questi marchi, cosa in pratica fai? Per capire, per permettere alle persone di capire meglio il tuo ruolo, come concretamente si declina le cose che vediamo tutti i giorni. Allora, diciamo che negli ultimi anni anch'io ho fatto un cambiamento, nel senso che mentre all'inizio da giovane si disegnavano i prodotti singolarmente per proporli a un'azienda che poi li metteva o no in produzione, mi sono accorto, ma questo per una mia forma mentis, che fare un prodotto per un'azienda senza essere legato a questa azienda non ti dava la possibilità di fare veramente la differenza, no? Cioè di disegnare qualcosa che facesse veramente la differenza. Ma questa è una mia prerogativa, diciamo così, nel senso che è il mercato del design per le aziende brand blasonati lavorano ovviamente con designer, però quasi tutte oggi. Praticamente tutte, un poco tempo fa, no, hanno un art director. L'art director cos'è? È di fatto un designer che però ha un approccio all'interno dell'azienda, nel senso che entra nelle dinamiche che sono quelle della comunicazione, che sono quelle della produzione, della distribuzione, in maniera ovviamente con un punto di vista da designer, quindi non da specialista, no, del marketing inteso come persona interna all'azienda, no, il famoso direttore marketing, ma proprio completamente un'altra cosa. Cioè, quello che io faccio è dare una strada o delle idee per far crescere l'azienda oppure per farle raggiungere gli obiettivi che all'inizio l'azienda ha. E si può fare disegnando prodotto, come faccio per molte, oppure semplicemente dando appunto la direzione, facendo anche disegnare altri designer. Ad esempio, una delle, forse la mia prima vera grande art direction fu quando avevo 30 anni, neanche ancora molto giovane, con il gruppo Iris Ceramica e poi Graniti Fiandre, perché erano tutto un gruppo. Lì ero veramente molto molto giovane, anche abbastanza inesperto, però questa azienda, facendo piastrelle, aveva tutto l'entourage dei decoratori, no? Tutte queste cose, dei grafici interni, quindi lì si trattava di capire come mostrare al pubblico questo prodotto, quindi gli allestimenti, gli stand, i cataloghi, le immagini, e anche lì ancora una volta il discorso delle storie, di tirare fuori un timone, mi ha sempre aiutato. Per esempio, un caso specifico per il ceramica, quando cominciai a fare i primi cataloghi, facevo questi cataloghi con l'associazione del materiale ceramico associato a un'immagine evocativa, che poteva essere, per esempio, la foto di una del madreperla della conchiglia associata con un materiale lucido nuovo, che aveva questo tipo di smalto nuovo, con una nuova tecnologia. Quindi cercare di
fare le cose molto semplici, no? Fare l'associazione di immagini, di parole col prodotto, in modo che tutti potessero capire cosa stava facendo l'azienda, perché le aziende entrano spesso in tecnicismi e facendo, per loro fare un prodotto nuovo vuol dire anni di ricerca, no? Tecnologie, materiali, però poi questo prodotto chi lo compra? Non un ingegnere o un fisico dei materiali, no? Lo compra un architetto, una persona, un consumer privato piuttosto che. Quindi, se non capisce tutto il lavoro che c'è stato dietro, perché farlo? Cioè, se non sai spiegarlo, se non sai dire perché questa cosa è stata fatta in questo modo, allora lì diventa solo un giudizio Mi soggettivo, piace o non perché mi piace? esatto. E questo è sbagliato perché non è così che funzionano le aziende che fanno prodotto in Italia, anzi, è tutto il contrario. Loro non vorrebbero mai essere soggette al mi piace o non mi piace e basta, ma a tutto l'impegno che ci mettono, alla qualità, alle risorse, il tempo impiegato. Quindi, di fatto, quello che cerco di fare io è quello, cercare di raccontarle al meglio. Trovare strategie nuove se posso, se si può, non sempre si può, a volte no. E disegno spesso i prodotti, ma lo faccio, diciamo, perché dando una strada su quello che dovrà essere un'immagine di un'azienda che fa prodotto, è giusto anche identificarlo nel prodotto stesso, no? Anche perché chi Simone, meglio. scusami, ti faccio una domanda un po' orientata al business. Cosa voglio dire? A me piace molto l'idea del l'art director in azienda perché, passami la mia interpretazione, può aiutare a fare in modo che tutto quello che esce dall'azienda dal punto di vista e di prodotto e comunicazione sia coerente con il posizionamento, la marca, la storia. E non avere la bussola o il timone, come lo chiami tu, può essere un grande problema perché a un certo punto si perde di distintività, la marca non viene più riconosciuta, o potrebbe essere qualunque cosa, no? Quindi serve a rafforzare questi elementi qua, che sono poi valore, perché parliamo di marca. Ma Simone, ti è capitato di entrare a collaborare con un'azienda che non aveva un chiaro timone? E poi con il tuo contributo riuscire a dare, no, un indirizzo e poi vedere questa cosa tradotta in vendite, in maggiore riconoscibilità, in risultati che sono quelli che poi chiaramente gli investitori o la proprietà vuole. Ti è capitato di fare un percorso di questo tipo? Se ci puoi dare qualche elemento in più, Assolutamente sì, dimmi. mi è capitato di partire con brand da zero, anche proprio brand nuovi che dovevano costruire da zero l'immagine, facendo prodotti, piazzandoli sul mercato e avendo dei risultati. Mi è capitato però anche il contrario, mi è capitato anche di aziende che avevano. Che avevano un'idea su quello che volevano fare, ma non incontravano la mia, e quindi non collimavano le cose. Mi è capitato di lavorare per aziende che invece non avevano nessuna strategia, o comunque era molto legata spesso solo al prodotto, nel senso che spesso le aziende fanno questo parallelismo con le altre, tipo io sono l'azienda A, l'azienda B fa fatturato con questo prodotto, quindi anche noi dobbiamo fare questo prodotto, però non lo dobbiamo fare uguale, però lo dobbiamo fare comunicare in maniera diversa, però. Ecco, oltre i due però, per me comincia già a diventare difficile perché non è l'approccio corretto. Io spessissimo mi capita di disegnare un prodotto, fare una proposta di prodotto per l'azienda, una delle mie, e incontrare l'azienda che magari giustamente dice cambiamo questo, sistemiamo questo, spostiamo quello correttamente a livello tecnico, ma quando poi parliamo di risultato finale, estetica e funzionalità e tutto, quando vedo che
si cominciano a toccare troppi punti, di solito io taglio subito, e cioè non è la strada giusta, perché uno dei punti fondamentali, secondo me, è la convinzione dell'azienda per cui stai facendo il tuo lavoro. Cioè, se tu cominci a fare un progetto, qualsiasi progetto, che sia un prodotto fisico, ma che sia un logo o anche un testo scritto, e non viene recepito subito, per giusto o sbagliato che sia, è una strada che non puoi percorrere più, per me. Nel senso che se non viene recepito subito, è sbagliato per quanto mi riguarda, perché io devo fare... I designer fanno, in generale i progettisti e tutti, fanno un tipo di prodotto o contenuto che deve essere recepito subito, come fosse una hit estiva, nel senso, oggi non c'è più il tempo di dire faccio l'arco di Floss, sono Castiglioni e ci metto 3 anni di messa sul mercato prima che la lampada venda, e poi nei successivi 65 anni diventi un'icona del design, e non solo a livello di immagine, ma anche come prodotto più venduto nel suo settore. Oggi non è più così, ma questo non è dato da me, non è dato dalle aziende, è dato da quello che c'è intorno. Per quello io spesso dico, bisogna che le aziende si guardino intorno, guardino gli altri settori, come si muovono, la moda, no? Ma anche l'arte, perché è l'insieme di tutte queste dinamiche che poi fanno, tirano, diciamo, una strategia, secondo me, corretta da seguire. Simone, Claudio, prego, prego, poi c'è una domanda per te, Simone, vai. Ah, no, semplicemente volevo intanto dire che sono molto contento di questo intervento di Simone per diversi motivi. Uno, perché ho avuto il piacere di lavorare con lui su alcuni progetti, e due, perché imparo un sacco di cose da lui, perché ci occupiamo di cose, no? Come dire, apparentemente diametralmente opposte. Lui ci parla di materia, no. Ci parla di superfici, ci parla di forme, no? E noi ci occupiamo di materiale, no? Di tutto ciò che è fortemente immateriale. In realtà no, questo è il punto, è veramente un punto molto interessante. Cioè, questo è forse il punto più interessante anche di tutti quelli che abbiamo toccato fino ad oggi. Cioè la sinergia, l'unione in un'unica cosa tra l'anima dell'azienda, la storia che racconta, il prodotto che realizza, la comunicazione che fa, il modo in cui trova clienti, il modo in cui vende. Un'unica storia coerente, che passa attraverso la fisicità dei materiali o degli oggetti o dei punti vendita, ma è costantemente, come dire, interfacciata con momenti di vita digitale, perché la nostra vita è costantemente attiva sulle leve del digitale in qualunque momento, no? In questo momento forse qualcuno di noi ha ricevuto dei messaggi WhatsApp mentre stiamo registrando il podcast, no? Ci sono più stream contemporanei della nostra vita che vanno avanti, molti di questi sono digitali e hanno a che fare con i luoghi fisici dove siamo, dove andiamo, con i prodotti che guardiamo, che tocchiamo, che desideriamo, che non sappiamo che ci servono, vogliamo e impariamo che ci servono, o di cui vogliamo conoscere la storia per apprezzarne il valore e quindi anche per giustificarne il prezzo a volte. Quindi queste due cose che sembrano così lontane in realtà sono veramente strettamente vicine. E credo che la cosa che ha detto Simone all'inizio, alla citazione della sua professoressa, sia il cuore della questione, no? Che storia stiamo raccontando? Alla fine un prodotto è una storia che stai raccontando, un'azienda è una storia che stai raccontando, una campagna di marketing è una storia che stai raccontando, un messaggio di comunicazione è una storia che stai raccontando. Ecco, se abbiamo chiara la storia che stiamo raccontando, ed è la stessa storia, la stiamo raccontando in tantissimi linguaggi diversi, in modi diversi, perché come dire, gli schermi su cui questa storia va in onda sono tanti, tantissimi, diversi tra loro, no? Da un tweet a un video a un oggetto che sta in una sala mostra fisica, uno showroom, a un catalogo cartaceo, perché sfogliare qualcosa di carta ancora oggi ha un valore, no? O meglio, o lo faccio che ha un valore o è meglio che non lo faccio, perché la dura digitale o la carta ha il valore, ha la tattilità, ha il pregio,
oppure inutile che faccio un cataloghino che non abbia valore, c'è digitale per quello. Ecco, questo punto di contatto è veramente una delle cose più interessanti su cui ho lavorato negli ultimi anni, e questo è avvenuto anche grazie a Simone, ed è veramente una chiave di lettura molto forte, l'alleanza, diciamo, tra il prodotto e il mondo digitale per raccontare un'unica storia. Molto bello, molto difficile, faticoso, ma anche molto molto interessante. Poi andiamo pure avanti perché io ascolto oggi più Sì, che mettermi a allora bestemmiare. io volevo passare la palla a Simone su, secondo me, il discorso della storia si presta molto bene, perché Simone, perdonami, io sono un direttore marketing, cioè la mia storia è del marketing nel digitale e anche come direttore marketing e tendo un po' a portare le cose molto spesso, no, alle fondamenta di quando si fa marketing, è appunto uno dei pilastri fondamentali, appunto che cosa, l'identità, la marca è quello che si porta dietro, e quindi l'abbiamo detto prima, la marca ha un ruolo in una storia, la storia dove il protagonista sono i consumatori, chi compra quella marca, e la marca deve avere un ruolo nella loro vita, deve rappresentare qualcosa. Più è chiaro, cose che chiamiamo il posizionamento, vision, mission, chiamala come vuoi, più e poi l'esecuzione, che è tutto quello che tocco, vedo della marca, dal prodotto alla comunicazione, fanno assolutamente la differenza. Quindi torno da te perché hai collaborato con molte aziende, va bene? Hai citato quanto è importante guardarsi intorno, ok? E guardarsi intorno credo serva alla fine a far succedere questa magia tra la mia storia, il mio prodotto e i consumatori. Cosa vedi, cosa ti senti di raccontare, di spronare, di chiedere a tante aziende che fanno prodotti fantastici in tutta Italia per, come dire, collegare i puntini, no? Delle cose di cui abbiamo parlato. E magari fare la differenza. Come si fa la differenza? Ecco, se potessi dare una risposta molto precisa a questa cosa, sarebbe bello. Purtroppo non posso darti una risposta precisa, cioè come si fa a fare la differenza. Però posso dirti qual è il mio punto di vista per fare la differenza, cioè quali possono essere le strade. O meglio, le strade che oggi vedo che non sono tanto intraprese dalle aziende. Alcuni lo fanno, o comunque ci provano, però sono a volte complesse. Cioè, la prima cosa è questo famoso punto di vista antropologico su quello che sono i clienti. Cioè, io immagino le aziende come dei castelli, all'interno, in Sri Lanka, in mezzo a una foresta, no? Con tutti questi animali che sono i clienti, più grossi, più piccoli, commerciali, no? E quindi questa lotta alla sopravvivenza. Queste aziende devono far uscire, no? I loro prodotti, si buttano in questo mercato fatto da tantissimi personaggi diversi, a livelli diversi, con budget diversi, e ce n'è sempre di più perché. Più si va avanti, più i prodotti in generale si moltiplicano, no? In tutto. Io mi ricordo quando ero studente, il salone del mobile, il fuorisalone era fatto da quattro scappati di casa che giravano per il centro di Milano, per eventi bellissimi, curatissimi. Oggi è una fiera che porta 1,5 milioni di persone, a Milano, no? Quanto è rimasto di quello che è l'idea originale di questa fiera? Quasi niente, nel senso che è un evento, ok? Quindi, tornando prima, bisogna secondo me intanto capire, non voglio essere neanche troppo banale, chi sei come azienda. Le aziende sanno chi sono,
perché le aziende hanno una storia, perché stanno tutto il tempo a chiedersi noi chi siamo, cosa facciamo, lo facciamo bene, lo facciamo male. Ma non si chiedono forse mai per chi facciamo questa cosa qua. Cioè, o meglio, sembrerebbe in un primo momento che lo facciano per loro stessi. Cioè, io faccio questo prodotto, lo faccio bene perché l'ho sempre fatto bene, sono il più bravo, sono il numero uno, uso i materiali migliori, la tecnologia migliore, le risorse migliori. Bravissimi, tutti stupendi, fantastici. In azienda poi abbiamo, in azienda, scusa, in Italia abbiamo delle aziende che sono eccezionali, questo lo sapete, lo sanno tutti, no? Fantastica a tutti i livelli, nel medicale, nel prodotto, ovviamente, design, ma non solo, no? Ferrari piuttosto che, lo sappiamo, è inutile citare brand che tutti conoscono, ma secondo me poco si chiedono a chi va destinato tutto questo sforzo. Chi è il nostro, non cliente, chi è il nostro uccellino con la bocca aperta che vuole la pappa, no? Perché noi gli dobbiamo regalare, quando parlo di prodotto, di design, cioè di quello di cui mi occupo io, regalare una cosa golosa, no? Tutti adesso usano il termine desiderabile, fluido. Sempre in questa fatidica università, sempre questa professoressa, lei parlava sempre di design furbo, no? Di desiderio, no? Di cose croccanti, golose, perché è un processo mentale, no? Quando tu vedi una cosa che ti piace, il 90% delle volte ti piace questa determinata cosa perché scaturisce in te un ricordo ancestrale, no? E quindi ti collega a un senso di piacere e quindi ti fa apprezzare questa cosa, perché ti ha fatto scattare all'interno del cervello questa scintilla che ti ha sparato serotonina e quindi fantastico, questo divano lo voglio perché mi sono innamorato, no? Ok, oggi. Una volta era, lo vedo il prodotto in un negozio, lo vedo su una rivista e mi innamoro di quello. Oggi ci sono, e voi lo sapete bene, mille e mille strategie, canali diversi per far scattare questa golosità. E quindi penso che molto più delle aziende che producono, chi invece fa la comunicazione, chi lavora nel mondo oggi ovviamente del digital, che sempre più fondamentale, conosce bene questa dinamica, però è un peccato che non la conoscano le aziende, perché sono loro di fatto che poi scelgono quale prodotto fare, come farlo, in che modo distribuirlo o presentarlo, tra virgolette, no? E quindi già quella sarebbe un'ottima strada. Intanto sicuramente farebbe una differenziazione, diciamo, in generale delle aziende, dei brand, no? Ci sono dei settori, come quello ceramico, per esempio, delle piastrelle, per intendersi, dove, ma non solo, dove tutto è uguale, dove veramente vale la regola, prendo un prodotto, ci metto sopra un altro logo e non cambia assolutamente niente, ma lì in maniera veramente forte, quindi la differenza viene fatta dalla comunicazione, dal fatturato, dalla grandezza, dalle dimensioni dell'azienda, dalle persone che sono interne all'azienda, però potenzialmente dovrebbe essere invece che per piccolo o grande che sia l'azienda, se ha fatto una buona analisi del target, delle persone a cui vuole arrivare, dovrebbero gareggiare tutti, no? Alla pari, tra virgolette, nel senso che non dovrebbe essere dettato il successo di un prodotto da quanto investimento e basta viene fatto, no? Dall'azienda. Simone, mi fai, Vai. scusami Giovanni, perché si aggancia a un tema, no? In fondo, perché adesso è così e prima era meno così? È vero che prima era meno così, parzialmente, perché è chiaro che non è proprio vero, ma oggi è molto stressata questa questione qui. Io uso un metodo molto semplice per parlare di questo tema, Simone, ed è vai su Google Images, cerchi qualcosa e poi mi dici chi è chi. Sei in grado di dirmi chi è chi? Sei in grado di dirmi cerchi divani? E sei in grado di dirmi tu forse sì, perché fai di Sì. mestiere, mi conosci molto bene, no? Ma io che sono un consumatore, no.
e c'è un tema proprio di identitario. L'identità oggi è la cosa più importante perché, anche perché il digitale ha appiattito la competizione della comunicazione. Oggi il sito bello ce lo può avere anche un'azienda piccola. Il sito strabello forse è più facile che lo faccia una startup con poco prodotto, mentre la grande azienda con un sacco di prodotto, un sacco di roba da gestire, un sacco di materiali, un sacco di complessità, magari fa più fatica a fare un sito bello. Poi dipende a chi si rivolge, ma questo è un altro discorso. Quindi il digitale ha un po' appiattito questa competizione, per cui il grande, il piccolo, sono tutti pari lì, no? Cioè, non c'è la vetrina su Via della Spiga, perché è un sito, quindi Google è Google, se arrivo prima io invece di te. Non è che l'azienda più grande arriva prima, qui Giovanni, se non ricordo male, ha un aneddoto molto interessante. Una grande azienda che parlava con l'amministratore delegato di Google e diceva: ma scusa, noi siamo i leader, dobbiamo arrivare prima nelle ricerche, no? Fai qualcosa. E l'amministratore delegato di Google dice: no, scusa, non funziona così. Ed era questo dialogo un po' surreale. Ecco, appiattimento, lo dico in senso negativo, della competizione, cioè. Siamo tutti ai blocchi di partenza, il grande e il piccolo. Allora, chi ha costruito una marca in altri anni parte avvantaggiato, perché l'ha costruita però 30 anni fa, 40 anni fa, no? Sì. Ecco, parte avvantaggiato perché? Perché ha già una storia nella mente delle persone. Chi invece non ha costruito, o non ha consolidato abbastanza, o non ha lavorato abbastanza su questo. Oggi, paradossalmente, l'azienda più grande che non ha lavorato su questo si trova più in difficoltà dell'azienda piccola, perché l'azienda piccola può costruirselo il suo storytelling, la sua storia, può differenziarsi, può anche osare di più, chiedere un prodotto a te, no? Osare di più, chiederti un prodotto più iconico, più particolare, più unico, perché può osare di più, è più piccola, ha meno da rischiare, no? Mentre la media azienda o grande azienda che non ha lavorato tanto su questo si trova in una difficoltà tra due fuochi, no? Da un lato le sue complessità e dall'altro questo appiattimento nell'accesso alla competizione. Le keyword su Google le possono comprare tutti. Prima lo spot in TV lo poteva fare solo un'azienda su 100, no? Adesso su Google possono andarci tutti con budget piccoli, con budget medi, con budget grandi. Su Facebook ci sono tutti, su Instagram ci sono tutti, TikTok ci sono andati prima quelli giovani e bravi e quelli un po' più grandi hanno fatto fatica, ancora non ci sono andati perché ancora ascoltano quelli che gli dicono che TikTok sono i balletti, che non c'entra niente da 2 anni, ma 2 anni sembrano pochi, ma in realtà sono 2 anni che TikTok è un'altra cosa, non sono più i balletti, ma non se ne è accorto quasi nessuno, compresi tutti i nostri politici che continuavano a dire che TikTok sono i balletti. Quindi questo, il digitale secondo me ha fortemente contribuito a rendere questo tema dell'identità, che è anche un'identità di prodotto, anzi. Prima di tutto, di prodotto, perché quella risposta a chi è chi, ecco, è fondamentale. E quindi l'art direction, la coerenza, l'identità nel prodotto, nella comunicazione, in tutto quello che fai, è fondamentale. Perché se io non sono in grado, da una fotografia, da una schermata, da qualcosa, di dire: ah, questo è quella marca lì, ho un problema. Ho un problema enorme che non è semplice risolvere con il budget, ci metto dei soldi in più, l'advertising, poi chiaro, se ce ne metto una vagonata, tutto si risolve sempre o comunque si migliora, ma l'ottimizzazione tra costo e risultato non è sempre il massimo. Dico l'ultima cosa, poi Giovanni ti passo la parola. Non a caso abbiamo visto emergere negli ultimi anni una pletora di nuovi brand, proprio perché in questo contesto, far nascere nuovi brand è molto più semplice. Se ho un vero punto di differenza, qualunque esso sia, posso partire rapidamente, perché tutto questo accesso alla competizione, alla comunicazione, agli strumenti, ai budget, al modo, al passaparola, eccetera, eccetera, è diventato molto più accessibile a tutti, anzi, sostanzialmente accessibile a tutti, indistintamente, rispetto a un mondo dove, invece comunicare era per pochi e gli altri si limitavano, come dire, a
portare i prodotti nel punto vendita già con un catalogo, già era questo un grande risultato, perché la comunicazione era appannaggio di pochissimi. Quindi, se il digitale, come dire, ha contribuito fortemente a creare il problema, mi viene da dire che è bene lavorare, ha senso dire che dobbiamo lavorare sul digitale per tentare di risolverlo, perché lavorare su altre cose insomma, diventa anche un po' strano. Ma Claudio, questo tema dai. identitario che tu segnali è fondamentale. No, attacco a due elementi, no? Tu hai parlato di digitale, Simone parlava di conoscere il chi, no? E in realtà volevo sottolineare questa cosa qui. Chi sono tutti questi brand che nascono, sembra che nascano dal nulla, ce ne sono tantissimi, no? Soprattutto nel mondo direct to consumer, che era impensabile solo 15 anni fa immaginare potessero esistere così tanto, ecco, così tanti, no? E, appunto, l'accesso al digitale, io da questo ufficio dove mi trovo oggi potrei costruire un marchio e trovare chi me lo produce, chi me lo delibera, chi me lo vende, senza fondamentalmente uscire dal mio ufficio. Adesso sto esagerando, ma per dire tutto quello che è possibile combinare con risorse relativamente basse, perché non ho bisogno di capannoni, non ho bisogno di camion, non ho bisogno di forza vendita. Quindi, però, questi brand hanno una cosa in comune. Hanno osato, ma hanno osato basati molto spesso basandosi su un insight. Cos'è un insight? È un'idea. Un'idea che hai quando sei in un mercato e conosci i consumatori perché vivi quello che vivono loro e ti viene un'idea per fare qualcosa in maniera diversa o farla meglio. E dopo con il digitale puoi raggiungere anche solo quel 3% di persone a cui interessa che quel mobile sia fatto in quella maniera, che quella sedia sia fatta in una maniera, no? Quel dettaglio. Quindi tutto per dire che cosa? Che le idee nascono dal abbracciare, ascoltare, parlare, sentire, abbracciare il consumatore, così come dicevi tu, Simone, e da lì possono nascere le idee. E poi le idee vengono portate, possono essere implementate, fatte da questi piccoli brand che trovano delle fessure, dei bisogni non serviti correttamente, no? Quindi questo è come dire, il cocktail che utilizzano per rubare piccole fette di mercato, per entrare, per diventare un nome, e poi, se sono brave abbastanza, da questa reputazione ci investono ancora e possono diventare più grandi. Ora, quello che succede, quello che dicevi tu, Simone, io l'ho visto in azienda, bisogna correre perché la collezione deve essere completata, perché ci sono le scadenze. E quindi i miglioramenti sono molto spesso semplicemente incrementali, no? Di che cosa? Di quella cosa che ho già venduto la volta scorsa e la faccio un po' più, un colore diverso, no? Un leggero cambiamento. Ci si dimentica di andare a vivere, abbracciare, ascoltare i consumatori. E lo si fa molto poco, anche perché diventi bravo a fare quel prodotto, ormai c'è un'inerzia e cominci a dimenticarti, no? Intorno al tavolo questo consumatore non c'è più, o c'è poco. E quindi, ecco, queste sono le due immagini che ho. Da una parte le piccole startup che nascono perché vivono in mezzo ai consumatori, trovano le idee e le sviluppano, le provano, sbagliano e poi ne fanno altre. E poi la grande azienda che rischia, o media grande, quella già più stabilita, che rischia di non cogliere le stesse opportunità perché la formula è disponibile per tutti. Non è detto che la debbano fare solamente i piccoli. E quindi rischiano di appiattirsi e stando fuori, no, dall'abbracciare questi consumatori. Una piccola cosa che secondo me rende l'idea. Qualche anno fa, in un'azienda dove ho lavorato, abbiamo cominciato a fare una cosa non mi ricordo, un consulente ci aveva chiamato in questa maniera, ma mi piaceva molto il nome. I cosiddetti consumer safari. Consumer safari. Quindi non si va allo zoo, ma si va per strada, dove il tuo consumatore vive, dove usa il tuo prodotto, e osservi, ci parli, fai domande. Questa cosa farla regolarmente e portarsi a casa poi ragionare per tirar fuori delle idee su come fare meglio una cosa, come fare una cosa nuova che non c'era. Questa cosa la puoi fare dal vivo, la puoi fare anche online, perché è un modo
banalmente mettersi lì costa tempo e fatica, a vedere tutti i commenti, le recensioni che le persone lasciano sul tuo prodotto, su quelli della concorrenza, è un altro tesoro che potrebbe aprirti la strada all'innovazione, a cose nuove, a miglioramenti, eccetera, eccetera. Però bisogna farlo, no? E per l'inerzia di prima si rischia di non farlo. Mi taccio qua, però insomma ho unito i due punti, quello che è possibile oggi fare con il digitale, quindi tutti questi brand che nascono e come fanno, e il tema che hai toccato tu, bisogna che usciamo dal palazzo, dal castello, come l'hai chiamato tu, e andiamo a parlare con i nostri consumatori. La torre d'avorio, no? Però è quello che dici Giovanni, tu e che ha detto Claudio, è così, no? È molto corretto. Quello che invece io sto imparando in questi ultimi anni, anche grazie a Claudio, è che questa strategia digital ti dà un vantaggio che ancora, secondo me, forse pochissime aziende hanno capito, grandi o piccole che siano, e cioè questa famosa raccolta del dato, no? Che tanto si cita, cioè in quale modo prima si riusciva a capire chi era il tuo cliente. È sempre stato, lo è ancora, molto complicato, no? Tirare la linea, no? Il profilo. Il digital oggi ti permette di capire a chi piaci, dove stai andando, in che casa ti infili, in che personalità vieni identificato, no? Come brand. Questa è una cosa che, quando ho cominciato io a capire che cos'era, no? Perché almeno è degli ultimi anni per me questo approccio alla comunicazione anche digitale, perché lavorando appunto con i professionisti di questo mondo, vale veramente oro. Io penso che ancora non sia chiaro per le aziende quanto, che vantaggio enorme può dare. Questa è una risorsa incredibile che potrebbe potenzialmente far svegliare un'azienda che da 70 anni fa una cosa, e grazie a questo, quello che possono fare le agenzie, no? E comunque una strategia digitale fatta bene, li possono far svegliare da un torpore che dura da anni e scoprire che il loro prodotto non viene comprato da chi pensavano, non è apprezzato per quello che loro pensavano, oppure hanno fatto investimenti su cose, su dettagli che non sono capiti, o comunque anche se dovessero vendere, non vendono per i motivi per i quali l'hanno fatto. E questa cosa cioè qua si delinea il futuro di un'azienda, cioè se c'è un futuro oppure no. Questo io penso che ancora sia una cosa molto oscura per tante aziende. E dovrebbero... che è molto oscura per molte aziende. È molto oscura. Ma sì. per un motivo molto semplice, c'è un termometro di questo. Quando incontriamo aziende, no, spesso, eccetera, eccetera, chiaramente ci sono sempre degli obiettivi, no? Quali sono degli obiettivi? Ecco, con che casistica uno degli obiettivi è comprendere i miei interlocutori, capire chi sono, capire come sono fatti, capire cosa di me gli piaccio, cosa potrebbe gli piace o cosa potrei. Ecco, questo è un obiettivo che non c'è mai. È un obiettivo che spesso noi, come dire, siamo noi a sollecitarlo, a portarlo, a dirci questa opportunità, no? E devo dire che viene apprezzato come concetto. Poi però è chiaro che per arrivare lì bisogna costruire le basi, bisogna mettere in piano le cose, bisogna avere, come dire, una piattaforma digitale funzionante che con tutta una serie di questioni a posto per poter arrivare lì. Ecco, e poi dopo ci vuole del tempo arrivare lì, perché prima bisogna mettere a posto le fondamenta, no? È inutile che arredo casa se il tetto perde acqua, con l'acqua quando piove, no? Ecco, per cui sì, quando vengono sollecitate le aziende cominciano a capire che è una parte molto interessante, ma quasi mai è nel brief. Questo vuol dire che non ce l'hanno dentro come esigenza. E questo non va bene, perché dovrebbe essere la prima loro esigenza.
Anche perché ricordiamoci di nuovo che il digitale ha cambiato un sacco di cose, quindi quel mondo che prima era B2B2C, no? Noi già stiamo parlando qui di design, arredamento, casa, ufficio, spazi, eccetera, era un mondo sempre stato B2B2C, no? Cioè il cliente dell'azienda sono i negozi, poi i clienti dei negozi sono i consumatori, ma c'è pure di mezzo l'architetto, il geometra, non so chi, o l'installatore se parliamo del condizionatore, non c'entra niente ma a che fare con queste. Una casa c'è anche il condizionatore. Ecco, quindi catena lunga. Ma adesso il digital l'ha appiattita. E quindi è vero che la catena è lunga, ma il consumatore, o l'architetto che sia, il mio interlocutore, vuole parlare con l'azienda. Parla con l'azienda, va direttamente a parlare con l'azienda. Vuole un dialogo diretto, perché immagina che è possibile, online, lì, se è tutto pronto, tutto disponibile, perché no? Quindi questo da un lato è una grandissima opportunità, ma dall'altro è anche una sfida che molte aziende, insomma, ancora devono comprendere che deve essere un obiettivo, quello di avere una conversazione con il loro pubblico, avere una conversazione in atto, perché se ho una conversazione in atto, quei dati che dicevi tu li posso rilevare e quegli insight che diceva Giovanni emergono. Emerge che il mio prodotto va, piace, è interessante per un pubblico cittadino di provincia del nord, nord-ovest e Francia e che ha determinate caratteristiche, no? E magari invece è meno interessante per un altro tipo di persona che ha magari lo stesso potere di spesa, stessa età, ma ha dei contesti di vita lavorativa, eccetera, completamente diversi. Quindi questo non è ancora negli obiettivi, male, ma una volta sollecitato genera interesse, bene. Purtroppo bisogna spesso costruire ancora le basi per poter andare a lavorare in maniera seria su queste cose qua, perché ovviamente mancano a spesso, non sempre, mancano le basi per poterlo fare. Simone, vorrei approfondire se c'è di più. No? Hai detto, secondo me, vero tutto quello che abbiamo detto sull'identità, il design, il conoscere i consumatori, però dicevi, con il digitale come elemento che aggiungiamo al mix, abbiamo delle opportunità importanti e che probabilmente molti non stanno ancora cogliendo. Io sono assolutamente di quella parrocchia lì. Nel senso che anche se ci lavoro da tanti anni, come Claudio, nel digitale, siamo ancora agli albori, secondo me. Non proprio agli albori, non siamo bambinetti con i pannolini, ma siamo dei ragazzini giovani che non ancora, no, pieni di energia e lontani dal diventare ancora maturi. Insomma, c'è tanto ancora da fare, da scoprire. E cosa vuol dire? Che per le aziende c'è tanto ancora da fare, da scoprire. Questa è la mia personale. Per il mio personale punto di vista, ma tu parlavi di opportunità e volevo capire dov'è che le vedi, no? Hai parlato del dato, però se c'è dell'altro e perché sei convinto che sia così. Credo che hai il microfono spento, se lo puoi accendere, Simone. Ecco, Scusatemi, ricomincia. Prego, prego. io sì, assolutamente credo che ci siano tantissime possibilità, ma proprio perché è così, tra virgolette, questo mondo libero, come dire, è tutto inventabile, tutto costruibile, tutto assemblabile, no? Io vedo il mondo del digital non come una struttura che ha delle regole ferree fisse, sbagliandomi sicuramente, però questo è il mio punto di vista. Ma anzi, è proprio una piattaforma su cui poter implementare metodologie che possono provenire da n campi diversi, da n esperienze diverse. E lì sta solo nella bravura di chi lo fa, riuscire a proporre schemi, no? Che esistono magari da sempre in alcuni settori, traslati nel mondo digitale, trasformati su una piattaforma fruibile da tutti, no? Forse l'esempio più banale che mi viene in mente è proprio l'e-commerce, cioè alla fine
che cos'è, no? A me verrebbe da dire, è una metodologia da sempre utilizzata nel mondo del commercio, portata su una piattaforma diversa che ti dà molte più possibilità, ma quella è una, cioè, perché poi ad oggi per e-commerce, no, è un tema enorme, però potrebbero esserci mille cose, e sta succedendo, no? Gli NFT, l'arte, no? Portate quel mondo lì, ma se andiamo a vedere non gli esempi che ci sono, che la gente sta già facendo, ma tutto quello che potenzialmente, tutto quello da cui si può attingere per avere nuove idee, strategie, su diciamo, format da poter portare e trasformare nel mondo del digitale, per fare cose, per proporre idee nuove, alle aziende piuttosto che, è fantastico questa cosa, no? Nel senso che è una trasformazione la trasformazione dal fisico al digitale non ha limiti potenzialmente, no? Certamente, certamente, la trasformazione non ha limiti da fisico a digitale. Giovanni, il microfono questa volta sei tu. Ad averlo spento. Io ho una domanda per te, Simone. È una domanda complicata, però mi sento di fartela. Come oggi, no? Oggi, visto che io ho detto che il tema dell'identità è un tema, no? In un momento di crisi, diciamo, crisi strana, crisi complessa, crisi diversa da tante altre crisi, perché poi ci sono aziende che hanno tanti ordini in questo momento, e non si è mai vista una crisi dove le aziende hanno tanti ordini in pancia, insomma, non ricordo di crisi fatte così, forse ce ne sono state. Però certamente è un momento di crisi nelle persone, no? Cioè comunque sia paura, dubbio, incertezza, futuro. È ovvio che queste cose qua sono in questo momento, come dire, sotto assedio, no? In questo momento qua, no? Quali punti ritieni importanti per un'azienda su cui, come dire, o non mollare da un certo punto di vista o addirittura investire, no? Cioè, cosa può essere anticiclico, se vogliamo usare, no, una parola complessa, no? Cosa ritieni dovendo salvare qualcosa, dovendo tenere qualcosa, toglietemi tutto, ma questo bisogna che ma non ti parlo solo di digitale o di comunicazione, in generale. In generale. È una domanda complessa, però non so perché mi viene facile la risposta. È addirittura con una sola parola, che sarebbe per me l'identità, nel senso che l'identità che hai tu come persona, loro come azienda, ma anche una matita, per dire, no? L'identità e la riconoscibilità. Oggi, proprio per tutto questo, insomma, questa confusione, no? Questo momento storico così, dove si va bene ma si va male, si va male ma non va bene, e non si trova neanche una strada per poter dire come ci sentiamo, come sta andando, perché è un po' un'incognita, no? Quello che succederà, tra virgolette. Penso che l'unica cosa è l'identità e cioè la coerenza con se stessi e con quello che si era e portarla avanti, perché è lì nel momento forse più difficile, se la trappola del cambio tutto, trasformo tutto completamente, che da un certo punto di vista potrebbe anche essere utile a volte,
ma perdere l'identità a più livelli vuol dire poi non recuperarla più. Cioè, se è un momento di crisi, e qua parlo proprio in termini un po' più larghi, aurei, come diceva il mio professore di storia dell'arte, se tu perdi quello nel momento in cui c'è questo uno stallo, un momento di crisi o no, storico, aziendale, quello che è, e perdi la tua identità, è irrecuperabile. Hai perso tutto quello che è il tuo storico, tutto il processo che hai fatto in una vita per arrivare a quel punto lì. Il cambiamento è una cosa buona, ma per me non c'entra con l'identità. Cioè, cambiare vuol dire approcciarsi alle cose in maniera differente, ma l'identità è un insieme di cose che hanno costruito quello che sei, che è un brand piuttosto che qualsiasi cosa, no? Un concetto applicabile potenzialmente a qualsiasi cosa. Quindi a me molto banalmente verrebbe proprio da dire quello. A me il parallelo che viene da fare è che alla fine se noi ci prendessero, chiunque di noi, chi ascolta, ci mettessero nudi su un'isola, su un posto che non conosciamo, lontani, molto lontani da dove siamo abituati a stare, quello che abbiamo è quello che siamo, è l'identità, e da lì ripartiamo, è il punto minimo dal quale si può ripartire. Quindi se più chiara e più forte questa è, e più facilmente ci rimettiamo in pista, secondo me. E mi fai pensare anche a cosa puoi fare, no? Perché se la cosa più importante è l'identità, che è l'essenza di chi sei, del tuo ruolo nel mondo, come persone, come organizzazione, come azienda, come marca, la domanda è cosa stai facendo per preservarla? Esatto. No? Perché si tende anche lì a soprassedere, no? Soprattutto quando il Allora, marchio è forte, facci ed caso, assolutamente. scusa, ti interrompo, Vai. facci caso, quando tu, come se tu fossi, come dicevi tu prima, nell'isola deserta, ma anche se tu fossi al bar a fare un aperitivo, cosa fanno le persone? Sempre per il discorso di prima, cerchiamo di capire nel mondo, le persone come sono. La prima cosa che fai normalmente quando incontri una persona è dire chi sei. Cioè, il grande sforzo nei primi 5 minuti di conoscenza, che tu sia a prendere un caffè in un bar o che sia in una presentazione per un cliente o che in una riunione, ma forse neanche i primi 40 secondi, lo sforzo massimo mentale tuo è far capire chi sei tu. Ok? Allora, perché io da persona lo faccio nella banalità di tutti i giorni e io azienda non cerco di trovare una strategia che mi Per fa 40 renderlo forte, secondi. chiaro, Bravissimo. istintivo, immediato, no? Assolutamente. Sì, bene. Simone, io direi che, Claudio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, così ci abbiamo a chiudere. Ma a chiudere questo discorso, concordo con le cose dette, che servono, no, cose simili a quelle che posso pensare io, ma da un punto di vista anche molto diverso, quindi anche più alto, più profondo, ma condivido in pieno. E mi viene da aggiungerci un pezzo e dire che cosa faccio per preservarla, cosa faccio per comunicarla, cosa faccio per renderla chiara, abbiamo detto. E dico anche che in un momento in cui di crisi, di difficoltà anche psicologica, eccetera, eccetera, l'identità che sostanzialmente è poi fatta anche di valori, è fatta da cosa è costituita, no? Costituita da alcuni mattoni che sono spesso anche valoriali, quando ben espressa, quando ben comunicata, va a risolvere un problema. Cioè, il consumatore in difficoltà, crisi, momento, eccetera, che comunque certe cose le deve fare, nel senso che poi se non può non acquista, ma se può deve acquistare, acquista, cercherà di appoggiarsi, di stare più verso, di prendere in considerazione meglio
quelle marche che condividono i suoi valori. Adesso più di prima, perché in un momento di maggiore serenità c'è più anche tensione verso il rischio, verso il provare, verso il, no? In un momento più di tensione, di problematicità, di dubbi sul futuro, c'è meno voglia forse di rischiare, di sbagliare, di eccetera. E quindi forse mi appoggio meglio, comprendo meglio, sento più vicino a me quella marca che condivide con me alcuni valori. Condivide con me alcuni valori proprio fondanti, no? Della persona e dell'azienda, del perché no, sto al mondo, diceva prima, Giovanni. Questo penso che oggi sia un punto da stressare, perché se ho davanti, ho point of parity, ho cinque offerte di prodotto molto simile, o comunque differenziante, ma tutto sommato mi piacciono abbastanza tutti. Posizionamento di prezzo simile, perché oggi trovare cinque prodotti che mi piacciono su posizionamento di prezzo simile non è difficile, vista la quantità di offerta che c'è di tutto, ok? Quindi ci sono sempre cinque alternative su un pricing simile. Ecco che la tensione valoriale della marca, più vicina a me, più simile, più che mi fa, che, con cui condivido certi valori, mi può veramente far scegliere. E questo, se la ribalto al contrario, è quello che, da cui siamo partiti, diceva Simone all'inizio: per chi sto lavorando, per chi sto disegnando un prodotto, per chi sto producendo un prodotto, beh, se lo faccio al contrario, dovrebbe essere per quelli che condividono i miei valori. Quelli che condividono la mia visione del mondo, quelli che condividono il mio approccio, e quindi se lo faccio in quella modalità lì, ancora di più alla fine mi ritroverò che chi li condivide ci si ritrova, perché ho addirittura fatto un percorso di identificazione, progettazione, comunicazione e portare avanti tutto un progetto aziendale, di comunicazione, di marketing, di prodotto, di punti vendita, eccetera, eccetera. Partendo da quegli insight, da quei valori iniziali, che sono quelli che ho scelto, quindi risulterò più naturalmente appetibile per, o comunque no, vicino a chi poi mi deve scegliere. Non saranno tutti, non saranno tutti, quindi la vecchia modalità di il divano per chi è, per tutti quelli che hanno bisogno di un divano, non funziona più, non No, no, funziona più. questa bisogna accettarla però questa cosa, è fondamentale. Bisogna accettare che non si può più fare una cosa uguale per tutti. Non è più possibile. È Devi più possibile per le distinguere. cose di cui abbiamo, che abbiamo detto prima, perché la competizione è enorme, la quantità di prodotto è enorme, l'accesso alla comunicazione del prodotto è semplicissimo per tutti, e quindi un one size fits all non funziona più in maniera assoluta. Allora devo capire per chi sto lavorando, per chi sto disegnando, per chi sto producendo, per chi sto comunicando, con che valori di base, qual è la storia che racconto, e alla fine per quelli io sarò più appetibile, quindi quelli più probabilmente mi sceglieranno. Questo è il percorso, come dire, dai due lati, no? Che va a unire la strategia dell'azienda al consumatore. Claudio, Simone, siamo agli extra supplementari, quindi devo dire, molto spesso dico che queste chiacchierate devono essere fatte come se fossimo, io dico, davanti a una birra, perché nel mio caso mi evoca il relax, la tranquillità di parlare in maniera molto franca, diretta, come si parla a un amico, ed è quello che cerchiamo di ricostruire nonostante... No, queste registrazioni non le facciamo nello stesso luogo, lo facciamo tramite la tecnologia, però questo è lo spirito. E quindi, se fossimo davanti a una birra, Simone, ti garantisco che saremmo andati avanti per un bel po' con qualche altra birra, perché è Molte altre molto birre. esatto, è stata molto interessante davvero averti con noi e avere un punto di vista. Quello che volevamo era il tuo punto di vista. Quindi ti ringraziamo. Abbiamo parlato di design, di art direction, di identità, di marca, brand, di comunicazione, di antropologia, di consumatori, di idee, insight, innovazione, di digitale, delle opportunità, di storytelling e dei valori, no? Per chiudere con
l'ultima chiosa di Claudio. Quindi spero che chi ci ascolta l'abbia trovato interessante. Grazie mille Simone e Cagnazzo di nuovo Grazie. per essere Grazie a voi. stato con noi. E per chi ci ascolta, ci vediamo, ci sentiamo e vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.